Tutti i junior sono Maggio G10 e bentornati e benvenuti in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Allora ragazzi, oggi dopo la live reaction di Gata Trapani che è finita 2-2, oggi andremo a fare il pre-partita della gara interna di Coppa Italia valevole per i sedicesimi di finale contro la Cireale, gara che si svolgerà domani alle ore 14:30 allo stadio provinciale. Oggi andremo a vedere i convocati di Mister Monticciolo e inoltre andremo a vedere un po' di testa a testa e la classifica, magari diciamo qualche dettaglio in più sia del Trapani che della Cireale. Vi raccomando, prima di iniziare con il video, lasciate subito un bel mi piace ed iscrivetevi al canale che è molto importante. Allora, partiamo subito con i convocati in tre portieri. I convocati sono Summa, Cultraro e Di Maggio, quindi tutti e tre portieri. Difensori, ritorna Galletti dopo un'eternità dopo quest'estate. Poi Carboni, Gonzalez, Cellamare, Mangiamelli, De Pace, Romano e Tranchida, che penso sia un ragazzo dell'under 17, penso. Invece a centrocampo solamente quattro giocatori, ovvero Scuderi, Cangemi, Santapaola e Cosovan. I convocati invece per l'attacco sono Musso, Catania, Pipitone, Ngir, Oddo, anche lui che ritorna dopo un bel po', e infine Mascari, che ritorna dopo l'espulsione contro il Ragusa. Adesso andiamo a vedere un poco di dettagli perché purtroppo ancora i convocati da parte dell'Icata non sono usciti. Sappiamo che l'Icata in campionato sta facendo molto male e infatti è nella zona bassa della classifica. Adesso non mi ricordo quanto esattamente, andiamo a vedere. Allora, la Cireale in classifica si trova 14ª con 15 punti in 15 partite, quindi una media di un pareggio ogni partita, e ha fatto 12 gol fatti e 13 subiti, quindi comunque c'è equilibrio tra attacco e difesa. Il Trapani invece si trova 7º a pari punti con Licata e Castrovillari, con 14 partite, quindi una da recuperare, con 20 punti e con 19 gol fatti e 15 subiti. Il Trapani che nell'ultime 5 partite ha fatto un pareggio, due pareggi e due vittorie e una sconfitta, quindi sono 8 punti su 15 disponibili, quindi veramente molto male. Avremmo potuto fare almeno 11, comunque sarebbe stato meglio vincere magari con squadre come Licata e Alaversa, o anche la vittoria con il 3-0 Castrovillari, imbarazzante, ridicola, abbiamo giocato proprio malissimo, veramente si devono vergognare i giocatori che magari non hanno giocato a Castrovillari, perché va bene che il campo era brutto, però come lo era per il Trapani, lo era anche per il Castrovillari. Certo è che il gol all'85esimo di La Ragione è stato un gol, diciamo, parliamoci chiaro, fortunoso, perché è stato un rimpallo, gli altri due distrazioni, perché peccato, perché noi alla prima azione prendiamo gol contro l'Icata, il tiro di Mutasiru, il primo tiro in porta e subito gol. Contro il Castrovillari, primo tiro e subito gol. Dobbiamo migliorare. Contro il Santa Milicilento, il gol del 1-0 dopo pochi minuti, subito primo tiro, primo gol. Dobbiamo migliorare perché magari dopo le partite le recuperiamo e le pareggiamo. Però ragazzi, sinceramente noi tifosi ci siamo veramente stancati, perché non è normale che una squadra faccia 8, esatto, 8
pareggi in 14 partite, cioè più della metà delle partite noi le abbiamo tutte pareggiate, solamente 4, cioè noi in 14 partite, questa è una media vergognosa, noi in 14 partite solamente 4 partite abbiamo vinto, una contro il Santa Maria Cilento per un autogol, e quindi fortunoso, cioè ragazzi noi le partite le vinciamo, quelle che vinciamo a fortuna, cioè contro il Santa Maria Cilento poteva tranquillamente vincere il Santa Maria Cilento, perché noi il gol dell'1-1 contro il Santa Maria Cilento l'abbiamo fatto con Falcone su rigore, e se non ci fosse stato questo rigore non sarebbe stato gol, e quello all'80esimo autogol è una situazione fortunosa, e quindi non, senza quella azione fortunosa non avremmo fatto gol. Cioè, non abbiamo fatto noi gol in quella partita su azione, ecco. Con Ragusa, partita condizionata dai tanti espulsi, e quindi vittoria per questo. Contro il Paternò, diciamo vittoria che ci poteva stare perché era una squadra di bassa classifica. E contro il Sant'Agata su un colpo di testa fortunoso di Civilleri. Poi ragazzi ci sono partite come San Cataldese, Castrovillari, che purtroppo sono fortunatamente solo due partite che abbiamo perso, però come le abbiamo perse? 3-0 e 1-0 con la San Cataldese, veramente partite scandalose. Comunque, quindi Trapani le ultime 5 partite ha fatto 8 punti, mentre la Cireale, sicuramente squadra messa peggio del Trapani, in 5 partite ha fatto solamente 4 punti. Ha fatto una sconfitta 1-0 con Licata, un pareggio con la Vibonese, una sconfitta col Catania 1-0, una vittoria con la Marillianese 2-1 e infine una sconfitta questa domenica appena trascorsa contro il Locri. Quindi a questa partita diciamo che ci arriva magari per classifica meglio il Trapani, però ricordiamo che in campionato Cireale e Trapani si sono sfidate e la partita finì in pareggio, quindi secondo me sarà una partita equilibrata, anche perché se vediamo i testa a testa dell'anno scorso, perché noi l'anno scorso la Cireale l'abbiamo sfidata in campionato e finì 0-0, poi l'abbiamo sfidata anche in campionato per il ritorno e finì 2-0 per la Cireale, e poi l'abbiamo sfidata quest'anno ed è finita di nuovo 0-0, quindi per noi due pareggi, per loro due pareggi, per noi due pareggi una sconfitta, per loro due pareggi e una vittoria, quindi per queste statistiche partirebbe favorita la Cirale, poi invece per classifica, insomma come sono messe le due squadre in campionato, partirebbe favorito il Trapani, però non è mai detto niente, anche perché il Trapani se passa il turno va agli ottavi di finale. Va agli ottavi di finale e si affronterà con la vincente tra Portici e Lamezia Terme. Partita, diciamo, combattuta, anche perché Portici e Lamezia Terme si sono scontrate l'anno scorso in campionato, che il Portici era nel nostro campionato. Il Portici ai 32esimi ha vinto con la Nocerina 4-3, il Lamezia 3-0 con la Cittanovese. Quindi in caso di vittoria del Trapani, passerebbe con una tra Portici e Lamezia Terme, e questo ragazzi. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, se fosse così lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, noi ci vediamo domani, non so se sarò allo stadio oppure se non ci andrò allo stadio ancora, non lo so. Comunque, speriamo di vincere perché noi tifosi ci siamo veramente stancati di tutte queste partite, punti persi, perché con tutti i punti non persi a quest'ora saremmo sicuro zona playoff, anche se siamo a meno 5 dalla zona playoff,
o meno 3, non mi ricordo, adesso vado a vedere. Mi sa meno 5, sì, meno 5 infatti. E quindi niente ragazzi, speriamo che i ragazzi aprano questa testa e capiscano che sono in una piazza importante, non sono come nelle scorse piazze dove erano, e che devono incominciare a vincere, se no tutti a casa. Ciao ragazzi!